lavorare per avere più Europa. L'Italia e l'Europa stessa ne hanno un grande bisogno. Vorrei lavorare nel profondo e non galleggiando sui media. E quindi lavorare, andrò nella commissione giuridica che si occupa sostanzialmente della vita dei cittadini e delle imprese, la vita di ogni giorno, cioè le norme che regolano la collocazione sociale ed economica, e quindi non lo scoppiettante polemizzare in termini politici, ma il costruire ciò che ogni giorno sta cambiando, appunto, la vita dei cittadini. E secondo, mi occuperò di istruzione, di ricerca, del sapere, della società della conoscenza e di come questa ci fa vivere oggi gli obiettivi di progresso. Non c'è Europa sociale se non c'è Europa della conoscenza, perché oggi i diritti sociali, il sostegno sociale, quindi la giustizia sociale, è affidata allo strumento primo o di promozione umana o di discriminazione umana, che è il sapere e la conoscenza. Chi non sa viene emarginato, chi sa può, chi sa è più libero, è più uguale. Ecco, il nuovo manifesto dell'uguaglianza, della solidarietà, della libertà è oggi il sapere, e di questo mi vorrei occupare.